Ciao a tutti amiche e amici e bentornati nel canale di Mamma Formiga e Gigiolino. Benvenuti e bentrovati in questo nuovo video. Oggi faremo un video svuota spesa e un piccolo vlog che inizia la mattina con il sistemare il letto e poi vi farò vedere cosa abbiamo fatto in questi giorni. Siamo andati a vedere il Giro d'Italia, Nicolo vi mostrerà i suoi acquisti e quello che fa che abbiamo fatto ieri sera mentre preparavamo l'orario sul diario della scuola. Adesso vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like e commentare. E buona visione. Ciao a tutti amiche e amici, bentornati nel canale di Mamma Formiga e Gigiolino. Da qualche giorno non facciamo più video. Sì, perché avevo un sacco di Perché io ho cose. cominciato a lavorare e quindi durante la settimana sono in giro per la provincia a lavorare nelle scuole. Ho iniziato a lavorare come collaboratore scolastico. Oggi faremo un video svuota spesa e poi ho degli spezzoni di video che avevo girato prima di cominciare a lavorare a tempo pieno, che vi metteremo uno sul Giro d'Italia che è passato qui il 6 di ottobre e l'altro vi faremo vedere i corridori che passano nella strada. Però guardate. Andiamo a fare lo svuota spesa. Vado a prendere la spesa e Nicolò mi fa compagnia col fischietto che ha preso al Giro d'Italia. Questo è il fischietto che ho preso nel Giro d'Italia, ragazzi. Volete vedere come suona? Abbiamo fatto una piccola spesa. Abbiamo preso da Lidl. Lidl, abbiamo preso per cena una pizza per Nicolò, Perché oggi la faremo. i frollini fior di cacao che assomigliano ai pulistelle, questo non c'entra, il prosciutto per Nicolò, la Abbiamo provola gli snack al cioccolato. e gli snack al latte. Fammi vedere. Poi abbiamo preso l'aceto, la farina, la spesa è piccolina, il salmone che domani ci faremo Voglio da fare il vedere il salmone salmone, come ho fatto. il sapone liquido per le mani Shein, abbiamo trovato la confezione da 2 litri e Aspetta che voglio poi per portarmi qualche merenda a scuola, visto che faccio tutta la giornata, i wafer, 2 pacchi, i Ringo, qual è la sorpresa finale? I pangoccioli, preparando. la panna da cucina, perché domani faremo le farfalle al salmone, Al salmone o alla i panna? tuc, Tuc, così me li mangio, mi ricappo tutti. 2 panini baguette, 2 mini baguette, perché stasera ci faremo la pasta con la salsiccia. La pasta, sì, buonanotte! Abbiamo preso l'insalata, Quattro salti di una padella. pancetta per fare la pasta, su Betty, Betty. le uova ed infine Nicolò. Ho comprato una Cosa ha preso Nicolò? il calendario. Un'altra cosa che volevamo prendere da Lidl, ma purtroppo erano finiti. Abbiamo la collezione cominciata, ma speriamo di poterla completare. Gli Ops, Stiglitz, Nicolò ha la casetta. è caduto. Io ho la casetta. Guardate qui. Voglio Facciamoli vederli. vedere. Poi Nicolò vi farà vedere, farà un video appena la completiamo. Allora, per ora ho. Scrivete nei Quali commenti. avete voi? Noi Allora, abbiamo noi abbiamo la bambina, lo spazzolino. la bambina, Bellina. Lo spazzolino, che credo che stia facendo una preghiera. La lampadina. Dorsetto. Il il gabinetto. water. No, era Vabbè, qua. poi lo sistemiamo. Il gattino, Che miau. il Ciao. cactus, Che a noi ci manca il barboncino, cavolo. Ci mancano a il noi divano,
Milano, giusto. La teiera. Teiera. La torcia, che l'abbiamo trovata ripetuta 327.000 volte. Che lunedì 1 doppiora lo scambieremo con lo zainetto. Il trapano. Il guantone. Metti la manina davanti, se no non si vede. No, devi metterlo così. Il guantone, che gli do un pugno a mano. La torcia, la casetta dei cani. La cuccia. La casetta dei cani. Aspetta. Abbiamo la piscina e il fuoco. Ed infine l'alberello. Che questa era? La nostra spesa finisce qui. Adesso vi lasciamo al resto del video, che saranno degli spezzoni girati durante la settimana. Però io voglio fare qualcosa. Ah, vi volevo dire che per ora la nostra ricetta settimanale salta, perché io parto per andare a lavorare alle 7 di mattina e torno tardo pomeriggio, quindi non riuscirò a cucinare. Farò delle ricettine veloci per poter cenare o pranzare. Vi mando un bacio e ci vediamo dopo per i saluti. Pure il guantone mi saluta. Guantone. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati nel canale di Mamma Formica, Giorgiolino. Ci siamo appena alzati, sono le 8:20, oggi non c'è scuola perché qui ci sono state le lezioni un paio di giorni fa, quindi la scuola sarà chiusa fino a giovedì, fino a domani, poi rientreranno venerdì. Io ho incominciato a lavorare, quindi sono un pochettino più impegnata durante il giorno, però ci volevamo fare vedere. Nicola, vieni qua, fatti vedere la tua bella maglietta, dove l'hai presa? E il tuo cappellino. Così. Fai vedere bene il cappellino, gira. Che è successo ieri qua? È passato il Giro d'Italia. E tu sei andata a vederlo? Sì. E ti è piaciuto? Sì. Ti sei divertito? Sì. Fra qualche anno vediamo quando ripasserà. C'è la magliettina con Lupo Wolfi. Il nonno gli ha regalato il kit, quello che passa prima dei corridori. Ma c'è anche il fischietto, ragazzi. Aspetta che non lo trovo. La mamma l'ha nascosto, non è vero, là sopra deve essere. Vabbè, nel frattempo che lui cerca il fischietto, io gli vado a preparare la colazione. Prendo il latte qua. Prego. E lo andiamo a preparare. C'è un po' di buio stamattina, sembra un po' nuvoloso. Tanto oggi non dobbiamo andare a nessun posto fino a stasera, che lo devo portare in palestra. Ho ripreso anche l'attività della palestra, la scuola ha ripreso tutto. Vediamo quanto dura. E ora te lo cerco io. Adesso vi metto il video del passaggio del Giro d'Italia di ieri, appena stacco qui con questa prima parte di vlog. Ma vediamo. Stavo facendo la morning routine? No, un vlog, la morning routine, Nicolò. Quanto corriamo noi la mattina, neanche il tempo ci abbiamo di fare la morning routine. Ma che video facciamo, di un minuto, di 10? Stiamo facendo un vlog, stiamo raccontando la nostra giornata. Oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare la poesia. Dove stai scappando? Sto cercando il fischietto. Cerchiamo sto fischietto. Se io allora. Se io lo trovo, guarda che c'è qua sopra. Dove lo devi trovare il fischietto? Era qui. Oh. Il fischietto, con tanto di scritto Giro d'Italia. Se sentire come fa. Va bene, adesso andiamo a preparare la colazione, ci sentiamo dopo. Ed ecco qua il video che vi dicevo sul Giro d'Italia, che è passato dalle nostre parti. Vi mostro proprio il passaggio da dove eravamo messi noi. Siamo riusciti a vedere benissimo i corridori, sembravano velocemente. Siamo riusciti a distinguere la maglia rosa perché era in seconda posizione rispetto al primo passato, tutto l'arrivo, tutto il primo, forse è già finita.
La tappa è la numero 4 del Giro d'Italia 2020, da Catania a Villafranca Tirrena. Questo è un passaggio che il Giro ha fatto a Barcellona Pozzo di Gotto. Come vi dicevo, qui la maglia rosa, non mi ricordo più il giorno. Questo è il passaggio dalla via Kennedy a Barcellona Pozzo di Gotto. Ecco qui il primo gruppo. Nicolò, adesso facciamo vedere come abbiamo scritto sul tuo diario l'orario della scuola. Fai un sorriso, fai vedere che è successo alla tua bocca, avvicinati. Ah, vai, ah. Cosa è successo questa settimana? È caduto un dente. Ed è passato il topino? Sì. E che dobbiamo mostrare il tuo diploma di Taekwondo? Sì. Che cosa è? Cupo bianco giallo, il tuo primo esame che hai fatto. Adesso venerdì avete 3 di matematica. Io posso scrivere mate. Scrivi matematica. Poi dopo 3 di matematica avete 1 di geografia. Aspetta. Scienze quando l'abbiamo segnata, martedì. Martedì. Matematico. È matematico, matematica devi scrivere. Che cavolo ho fatto? Ma stai registrando. Sì, invece come scrivi? Così ti ricordi quando ti fai vedere. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Non avremo più delle date prestabilite per la pubblicazione, in quanto non ho più giornate libere intere, quindi cercherò di fare qualcosa nei weekend quando non lavoro. Vi mando un bacio da parte mia e di Gigiolino è tutto. Al prossimo video. Ciao!